Nel 1996 ci fu un nuovo cambio di etichetta e un nuovo cambio di line-up. In formazione subentrarono Emil Bandera e Felix Moon alle chitarre, Andrew Karloff al basso e per la prima volta un tastierista fisso nella persona di Oleg Smirnov. Anche le influenze musicali cambiarono notevolmente e abbiamo cercato di dirigere il nostro classico sound verso sonorità un po' più cupe e sinfoniche, ma allo stesso tempo anche più moderne e potenti. In Inghilterra, precisamente nella Yorkshire, agli Academy Studios. L'atmosfera molto cupa e tenebrosa del luogo ha influito notevolmente sul tipo di sound che abbiamo cercato di realizzare per il nostro nuovo lavoro, ed era esattamente il tipo di sound che stavamo cercando. Your death.
Musicalmente il nuovo disco segna un ulteriore passo avanti nella nostra evoluzione musicale. Abbiamo cercato di introdurre degli elementi nuovi, particolarmente basati sull'effettistica e sull'elettronica. Abbiamo fatto un diverso uso delle tastiere e contemporaneamente abbiamo cercato anche di indurire il suono delle nostre chitarre. Dal punto di vista dei testi, il nuovo disco tratta un concept basato sull'opera magico, filosofica e sessuale del magista inglese Aleister Crowley. Aleister Crowley è sempre rappresentato per me una fonte di ispirazione notevole. Ho sempre cercato di studiare i suoi libri e di cercare di capire qualcosa sulla sua legge. Già il titolo del disco è emblematico in questo caso. Infatti l'abbiamo intitolato Do What I Will, che era il suo motto, che significa appunto fa ciò che vuoi. Con questo disco è entrato ufficialmente in formazione con noi un sesto elemento, un tastierista. Il personaggio che ricopre è quello del fantasma dell'opera. Ogni nostro spettacolo richiede un lungo periodo di prova. Soltanto per truccarci abbiamo bisogno di almeno un paio d'ore prima di salire sul palco. Durante i tour di solito cerchiamo di truccarci da soli, ma quando è possibile ci facciamo aiutare dai ragazzi della IMA, Italian Magic Artists, un gruppo di ragazzi che fa effetti speciali e make-up e che ci segue già da alcuni anni. Questi ragazzi, oltre al make-up, curano anche la realizzazione di gran parte degli effetti speciali che usiamo dal vivo. Questi effetti speciali poi si sono rivelati chiaramente indispensabili per far sì che ogni nostro concerto diventi di volta in volta una sorta di moderno e metallico Grammy Roll. Death Sells significa In Death of Steve Sylvester. Tengo a precisare molto questo punto perché in passato siamo stati ingiustamente associati a tematiche naziste per via della doppia S nel nostro logo. Ribadisco una volta per tutte che le doppie S stanno solo per l'iniziale del nome Steve Sylvester. Detto Steve Sylvester significa la morte del vecchio Steve, la persona che ero un tempo, e la mia rinascita sotto la luce dell'occulto come iniziato. In passato siamo stati addirittura costretti in alcuni paesi europei a cambiare il nostro nome da Letter S a Sylvester Delta, appunto per cercare di eliminare le SS dal nome. E questa è una cosa veramente ridicola, perché noi siamo assolutamente apolitici, i nostri testi e il nostro tipo di spettacolo lo dimostra avanti e niente.